Ciao a tutti, benvenuti a Italiano in Ghana. Io sono Giuliana. E io sono Gianluca. Quest'oggi siamo qua insieme perché iniziamo delle lezioni di C e italiano per le persone che vogliono venire in questo paese o semplicemente vogliono conoscere qualche parola in C. Il C italiano. Il C italiano. Benvenuti alle lezioni di C italiano. Allora, iniziamo. Benvenuti, come si dice? Aquava. Aquava means benvenuti. Poi, come stai? Allora, c'è la forma lunga, che sarebbe la forma estesa, esatto. Che dice un hook te sen. Yeah. E lo, diciamo, facciamo il breakdown, yes. Lo spezzettiamo per un hook te sen. E poi lo spiegheremo. Esatto. Altrimenti c'è la forma più breve, più contratta, che semplicemente si dice e te sen, che di base significa semplicemente com'è. Com'è? Come va? Come butta? Ok. E la risposta può essere me ho ye, sto bene, oppure semplicemente e ye, bene. Per dire sto male? Me ho ye. Me ho ye, o semplicemente e ye. Ok? Poi, per dire dove vai? O con ye. O con ye. Questo perché dobbiamo capire che in C ci sono delle lettere molto fonetiche, giusto? Sì, ci sono molte, è una lingua tonale. Esatto, esattamente. Quindi bisogna fare un po' di versi. Sì. Ecco. Però diciamo che è facile capire questo concetto se si pensa a cosa abbiamo in comune nella lingua italiana. Certo. Perché anche nella lingua italiana, anche se non tanto spesso, ci sono gli accenti, certo. Come magari perché si scrive con l'accento sulla E in un certo modo, sì. Mentre il verbo essere è, l'accento sta alla parte opposta. Esattamente. E a volte un cambiamento di tono, raramente, però anche in italiano, a volte può cambiare. Certo, certo. In più invece accade praticamente quasi sempre. Però è facile adattarsi. Esatto. Allora, per dare delle risposte tipo sì o no, abbiamo vari modi. Per dire sì, puoi dire ai. Ai. Lui dice ane, io dico ai. Esatto. Oppure mia mamma molte volte si risponde con Oppure per dire no, debi. Debi. Anase dabi. Aha. Aha, anase Ok? Ce ne sono tanti. Ce ne sono un sacco. Ufficiali e non. Esatto, esatto. Quindi, buongiorno. Mace. Mace. Ma qui usiamo tantissimo anche l'inglese. Quindi io, per esempio, vado in giro e dico good morning. E ti rispondono. E ti rispondono. Good morning, it's not good morning. Perché qua non parliamo l'inglese pulito. Già. Si chiama broken English. Mm. Ok? Oppure pidgin English. Quali sono le differenze? Broken è, diciamo, è il modo di chiamare la stessa cosa, però in modo più popolare. Ok. Mentre quello ufficiale, ufficialmente, si chiama pidgin. Pidgin, ok, ho capito. Per dire andiamo. Come invito, diciamo. Yes. Yanko. Ok. Oppure stiamo andando. Yeko. Capite? Yanko ne yeko. Quindi qui anche cambia l'accento, cambia la tonalità. Ok? Per dire una persona che la stai salutando, quindi la mattina per dire ciao, per esempio, tu stai letteralmente dicendo ti sto salutando e si dice mi ciao. Yes. Che poi assomiglia a ciao. Esatto, mi ciao. Yes. Anche a farla apposta. È vero, mi ciao, ciao. Quindi questo è molto molto semplice da imparare. Ecco, quando si parla in C con le persone un po' più grandi, c'è sempre una sorta di rispetto. Quindi la gente non parla come me, che sono tutta bella arzilla, con la voce un po' pacata, e si tiene sempre un comportamento molto modesto, no? La gente magari si inchina delle volte, quindi io, me, ciao. Quindi sono tutti gesti che fanno piacere e danno anche indicazione di una buona educazione. Altre cose interessanti che possono sapere al volo, Gianlu? Tu che sei più danese di me? Una cosa che all'inizio mi confondeva molto è il fatto che, un po' per diversi fattori,
La lingua inglese, a volte le parole in inglese sono molto mischiate nella lingua qui, anche se non dovrebbe, ma poi capita anche a noi a volte di usare parole in inglese. No? Qua l'influenza inglese, diciamo, l'ha un po' peggiorata questa situazione, io la chiamo peggiorata, perché vabbè, poi più avanti magari ne riparliamo. Esatto. E quindi a volte all'inizio io mi confondevo, sentivo una parola che non capivo che cosa fosse, poi era l'inglese finizzato, come lo devo dire, e ce ne sono, cioè, è una cosa che c'è molto, è molto presente questa cosa, quindi, però diciamo che col tempo, mano a mano che uno fa conversazione, impara anche, insomma, l'orecchio, diciamo, si allena anche a capire queste tonalità, queste come dire, questo spappolamento della lingua inglese dentro il cibo. È vero. Modi cortesi, modi rispettosi, tipo grazie, medasse, oppure medawasse, quindi ringrazio te. Mepaucho, per favore, oppure anche quando dai le risposte tipo sì o no, molte spesso non devi dire tipo ai, non se devi, mepaucho, devi. Quindi sempre con questo tipo, gli indiani fanno così, io faccio così. Può sembrare una cosa un po' lunga, per esempio in inglese pure c'è questa cosa, certo. Si usa a volte dire yes please, yes. Yes, please. In italiano mi sembra che non ci sia questa cosa, perciò ho fatto riferimento all'inglese. Sì, è vero. Oppure anche no thanks, no grazie. Sì, ecco, in italiano c'è questo. Sì, no grazie. Solo che in qui magari ne parlo, cioè, quindi l'espressione di rispetto viene prima e poi il sì o il no o qualunque risposta che segua, poi segue dopo. È vero. E l'unica cosa è che qua si usa praticamente molto più spesso, sempre in relazione a quando si parla con qualcuno più anziano, esatto, o con qualcuno che occupa una certa posizione. Bene, quindi direi che per la prima puntata è tutto. La puntata? Da un napoletano danese e una comasca in Ghana, la lezione di C'italiano finisce qui. Alla prossima! Ciao! Ciao.